Wow! Wow, esattamente! Proprio la parola giusta! Siamo tornati! No, la parola giusta è wow wow! Siamo tornati nelle gare, ma non solo gare, per chi vive più a lungo, chi non muore durante la rampa di oggi. Spero di sopravvivere. Nelle quali io perdo sempre, tipo. Allora, faccio prima di tutto una panoramica delle insidie di oggi. La rampa, la prima che vedremo, ovviamente ce ne sono tantissime, quindi poi abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Ci sono molte, molte insidie, dossi, buchi che possono destabilizzare la nostra guida. Più sarà scendi, impossibile. Peggio è, ci sono palle, poi altre palle di diversa forma. Ma come pilastri. Faremo a superare le palle? Mamma mia, qua. Quanta roba. Allora, per me l'insidia sarà già a partire, infine, perché l'altra volta non mi muovo. Alla fine di tutto un uccello con il becco a punta, che potrebbe essere no, terribile. Oh, è tipo l'insidia peggiore, amici, questo è pericoloso. Allora vince chiunque di noi riuscirà ad arrivare fino alla fine senza morire all'interno del veicolo. È impossibile. È quasi impossibile, penso. E io dico che voglio partire per primo, va bene? Ok, va bene, okay? Va benissimo. E quindi guarda, mi avvio. Siamo già con gli occhi puntati su di te. Puntatemi. Buona fortuna, ti posso dire solo questo. Voglio un po' di incitamento anche nei commenti, scrivete Lion vivi perché potrei morirci qua dentro. Vado, Parto. Vai, vai. Mamma mia, sei carico, io ti sento carico. Il segreto è non andare a bombazza, perché a bombazza... Giusto, chi va piano va a stare lontano, risaputo. Però no. Stai andando a bombazza, okay. Allora, già hai scelto la parte dei dossi. Però poi dopo... No, sto già... Oh mio Dio. Però sono vivo, sono molto vivo. Ancora vivo, è ancora vivo. Meno vivo, ho visto la benzina. Ancora? Vivo un po' meno. Poco vivo, no. Stai prendendo fuoco? No, raga, sto prendendo fuoco, non vivo. Non vivo. Lion, non è più niente. Non vivo. Ma stai ancora rotolando, finché vai. Ma perché tu hai preso una Jeep che è aperta sopra? Aspetta, mi sto stabilizzando. Oh mio Dio, sto andando un po' a fuoco però, Ce la puoi fare? Metto lo slow motion per la botta finale, Vai. Eccolo, slow motion. Allora, sto abbastanza regolare. Cioè, potrei stare peggio. Più o meno, sto diciamo andando un po' a fuoco un pochino. Non so se si vede. Sì, si vede. Però i sedili sono ancora integri, quindi sono abbastanza confident. Ed ecco che non c'è un impatto vero e proprio però qui. Cioè, ho perso un altro po' di ruote. Non è rimasto molto, diciamo. Non è rimasto quasi niente dalla parte. È rimasto molto poco. Più che altro è che sto andando di brutto a fuoco. È quello che mi ha fregato. No, sono morto, ragazzi. Cioè, no, sei atto morto. Sei iper morto, te lo dico io. Annaggia. Vabbè, riproverò con un veicolo più grande dopo. Però adesso è chiuso, anche più chiuso. Adesso è il turno di Annulus. Vai, Spina. Oh, finalmente. Io stavolta ce la faccio. Stavolta cammino. Mi raccomando. Secondo me sarà non viva. Silenzio sulle aule. Allora, io vai piano, andando, Anna. Frena. Vado, freno. Brava. Oh, che stabilità. Lascia andare. Ora frena. Raddrizza e frena. Non andare sul bordo. Ti prego, no. Che destino terribile. Non cadrò di sotto. No, ma la macchina di Anna si è sbucciata, raga. Per favore. Qua c'è della concentrazione. Ma cosa sei morta? Anna, sei morta. No, io devo arrivare in fondo. Ma se non sei più. Ma non c'è la macchina. Non c'è più. C'è proprio niente. Ma sta attaccato con un filo. Vabbè, Anna, sto continuando a camminare. No, basta, non vogliamo vederti più. Sei morta. No, sto andando. Anna, sei morta. Torna indietro. Premi R e torna su. Allora, Alex, è il tuo turno adesso. Sì, sono pronto. Lion, prego, vai pure con la tua Tonic. Vado con calma, la macchina di Alex sembra la più resistente. Vai, è vero. Perché comunque frenare non esiste. Oh no, Alex, cosa fai? Ancora vivo. No, non più. Vivo. Sei vivo. No, ma sei un imbecille. Oh, però c'è uno schianto principesco adesso, guardate, qua ti schiaccerai in un modo. Ma schiaccio qua. Secondo me esplode per forza. Qua veramente non si vede neanche più un pezzo di macchina. Guarda. Oddio. Guarda lì. È astro morto. Madonna mia, poverino. Allora guarda, ho perso più pezzi io però, Sì, okay. Però io sono diventato un piattellino. Pianinus, è il tuo momento. Ok, sicuramente non sarà la volta buona neanche comunque, questa. Comunque finora sono arrivato più in fondo io. Voi siete tutti caduti. Tu sei arrivato alla fine praticamente. No, allora tu mi hai fermata perché sennò io ero alla fine. Ma tu non sei la macchina. È partito benissimo ragazzi, la macchina bassa. Vai. No. Dai. Ma fai schifo. Ancora vivo. Ok. Sei vivo. Sono sopra, perfetto, aerodinamica. No. Sono vivo. Sei meno vivo. No, non è vivo. No, è ancora vivo. Sono vivo di brutto, ragazzi, sto strisciando. Allora, con un verme. I figli dietro sui sedili passeggero sono vivi, se non altro. Non per molto, mi sa. No, sono vivi, stanno benissimo. Stanno dicendo, papà, che cosa fai? Fermati. Sì, siamo a Luna Park e sulle giostre. Ok, ancora vivi, ancora sono vivi. Sono finissimo. Uno dei due è morto ora. Però l'altro è vivo. No.
Ora tutti sono morti. E si è fermato qua. E qua è proprio morto. Cioè, quante possibilità c'erano che si fermasse proprio in quel gancio? Vabbè, però no, è stata una bella avventura. No, Piadinus, sono tutti proprio morti. Cioè, manco K.O. Anche il cane, se c'era, tutti qua. No, Piadina! Tutto! No, però che scherza, mi dissocio. Sei terribile. Ah, i figli vanno bene, il cane no. Vabbè, ok. Esatto, è proprio così. Allora, io adesso decido di prendere qualcosa di più. Un carro armato. Non ce l'ho il carro armato, ma c'ho un questo. Camion. Guardate un po' che cosa mi prendo io per poter. Piano. Diventa un po'. Guarda un po'. Attenzione, perché un po' è un mezzo pesante. Oh mio Dio. Un attimino, cosa sta per accadere, ho paura. Okay. Oh mamma mia. Allora, questo secondo me iper sopravvive. Questo sopravvive, amici. Siete pronti? Mi avvio. Siamo prontissimi. Vai, siamo pronti a guardarti. Senti che rumore. La sua potenza è non indifferente, eh. Secondo me con questo arrivi alla fine. Non muori neanche un graffietto. Poi non ti fanno niente i dossi. Va bene, è vero. Cioè, è vero. Ma li ignori proprio. Ok, decido di insinuarmi nel tunnel. Ok. Allora, ci sono le ruote che un po' girano. Attenzione, c'è un'insidia. Questa la prendo. È diventato una nave spaziale. Ho perso due ruote. Le ho perse lì sull'istante. Va bene, ma ancora sono vivo abbastanza. Sei vivo, guarda come sei protetto. Ok, non tanto più. Però c'è la gabbia metallica. La gabbia metallica. Ok, attenzione. Ancora vivo. No, ancora vivo. Fuoco. L'uccellone. Hai preso l'uccellone. Sono vivo. Non è vero. Sì. Aspetta. Sono non saprei. No, la mia roll bar è praticamente indistruttibile. Ma scusa, perché parli se ti imbiascichi e rovini tutto? Vabbè, guarda, non rovinerò mai più niente. Amici, chiudo il video. Non registro più. No. Allora adesso vi facciamo prendere una carriola e lo facciamo andare giù. No, sei un idiota. Sei un imbecille. Comunque sono vivo. Vedete? Sei però vivo, anche dire... perché la gabbia di protezione è rimasta intatta. Ma sei un po' bruciacchiato. Sono sceso e sono vivo. Ok, questa cosa va bene. Sei solo geloso di Brute, perché sono rimasto assottigliato. E adesso, allora, andiamo giù, perché proveremo un'altra insidia. Questa qui era molto bella, molto in alto però. Infatti, secondo me ha perso un po' per quello. Era molto lunga e molto difficile. È vero. Un pochino così. E dove vogliamo andare adesso? Allora, io vorrei andare a questo giro della morte qui cordiale, che secondo me possiamo affrontarlo bene, eh? Questo il giro della morte non si affronta, secondo non me, quello è lì, ma quello più ma facciamo qualche frontale tra di noi invece. Ma sì, ma ci sta. Va bene, dove ci mettiamo? Alex e Piadinus nella pista lunga dal lato verde, ok? Va bene, okay, vado. L'ho vista. Invece Annulus e io dal lato verde e rosso, però più rosso. Hai capito? Ok, va bene, ci sono arrivando. Sei sicura che hai capito? Sì. Credo di sì. Anna, hai capito? Non lo so. Mi metto io così capiamo esatto, tutti. Esatto, appena vai te capiamo tutti. Ok. Ecco qui. State vedendo che ci sono qui nella pista? Sì, ho visto, io mi sono messo dall'altra parte. Sì, ok, ero lì. Adesso un attimo che mi prendo il mio veicolino. Ok, allora, chi è sulla corsia? Io già ci sono pronto. Io sono di fianco ad Alex tra pochi secondi. Ma chi è sulla corsia di destra? Cioè, nel senso... La tua destra o la mia? La mia destra, quindi la tua sinistra. La tua ci sono io. Ok, perfetto. Allora, ma io Anna non la vedo ancora, ci sono passati 10 minuti qui. No! Ecco, cosa hai combinato? Sapevo io, cosa hai fatto? Ho sbagliato a me. Ecco un imbecille, meno male che ci sei tu e ogni volta rovini tutto, eh. Io tutte le volte 10 minuti di raccomandazioni su come si fanno le cose, 10 minuti di raccomandazioni buttati, perché poi Anna cosa fa? Pasticci. Mi dispiace. Vabbè, sei il brivido dei motori. Alex, sei pronto tu? Sì, sono pronto per partire, Lion, c'è tutti i miei motori. Ok, allora ci schiantiamo al mio via, va bene? Stai va bello bene. Centrale, mi raccomando. Sì, sono centralissimo. Ok, via, parti. Ok, partito. Io scommetto i miei soldi su Alex, la macchina più grossa, allora, secondo me sopravvive. Quello che muore di meno o che non muore, perché effettivamente c'è il crash test. Sei pronto a schiantarti? Sono pronto a schiantarmi, metto anche Rallenty. Sbrumba! È stato terribile! Allora, mamma mia, che botto! Però mi aspettavo di peggio, siamo vivi entrambi, guarda. Ma qua. Infatti sì, ma è una macchina troppo robusta quella che abbiamo preso. Allora, i miei figli stanno benissimo, anche io, anche la mia moglie. Vabbè, però le gambe un po' schiacciate, no, un po' schiacciate. No, anche da Alex, un po' schiacciate anche le gambe. Il motore è un po' schiacciato, però, e le gambe anche. Allora, ritorniamo indietro, Alex. Allora, secondo me non c'è abbastanza velocità, quindi propongo di... ma Anna, eccola, Anna è là in fondo. Ci sono, eccomi qua, guarda che bella che sono. Allora, facciamo così. Torniamo indietro il più possibile per avere il massimo della velocità. Il massimo della potenza. Ok, allora mi faccio indietro motore. Anch'io. Mi sono messa al limite della pista, quella verde. Ok, sei pronto, Alex? Sì. Vai. Anna, tu no, tu devi aspettare. No, tranquillo. Ok, allora, vediamo anche la velocità a cui ci schiantiamo. Perché ora siamo a 100 km orari. 120...
140. Arrivo di brutto. Qua siamo veloci, 170. Arrivo di brutto. Che bel bacio che ci siamo andati però. Sì, però metta la tua macchina nella mia e la mia nella tua. Allora, fammi analizzare. Avete fatto una fusione proprio. Allora, siamo vivi. Siamo vivi, però qua ci siamo fatti male, eh. Qua di brutto, sì. Tu un po' di più. E io un po' di più. Più schiacciato. C'hai il guidatore addosso. Ok, allora risentiamo. Facciamo un'altra prova adesso. Ok? Questa volta decido di cambiare veicolo. Tu vieni con la stessa. Io no. Ok? Mi metto sempre al limite, però. Tu sempre prendi qualcosa di più grosso. Di ma sì, il più grosso c'è un camion. Qualcosa di bello, tipo un camion, bravo. No, mi piace schiantarmi contro i camion. Fatelo piacere, fatelo piacere. Ok, pronto, Alex. Sì, di brutto. Ok, un attimo che mi sta caricando il camion, che ci vogliono 10 minuti perché appena è un po' grosso. Poi possiamo questo, partire, non ti preoccupare. È grosso questo camion. Questa volta io già me lo immagino bello gargantuesco. Non c'è il mio camion. Come non c'è il tuo camion? Non mi dire che ho rotto il gioco perché mi arrabbio, Oh, eccolo qui! Eccolo. Più grosso è, più ci vuole, ma c'è. Questo ci è voluta, eh. Oh, Alex, ti va un botto pronto, male. Pronto, Ti va un botto male, Alex. Vai, vai, quando vuoi. Aspetta, stai partendo. Come si Piadinus non parte. Cosa premo? Prova a premere V che accende il motore forse. Ok. Sì, sto andando. Ok, Alex, sono pezzo. Sono un meccanico, ragazzi, vai. Ok. Vincerò io, Lion. Non ho paura di quel camion. Va bene. Non ho paura. Dovresti averne, va dovresti averne. Ma no, io sto ai 70 km orari. Tu a quanto stai, Alex? Io non lo so perché c'è la MPPH. MPPH, vai. Brom. Porca vacaccia. La macchina mia non c'è più. Allora, esaminiamo la situa, ma mi sembra chiaro, chi ha perso la vita. Una qui. È una situa molto chiara. Però i figli dietro stanno bene. Io non mi sono fatto niente, praticamente. Ho rotto un po' il vetro, ma solo quello, sto alla grande. Non ho fatto niente, io però, cioè, quelli davanti non sono morti, sono spappolati. Ok, torniamo indietro, adesso è il turno di Piadinus e Annulus. Vediamo i loro schifezzini. Ok, sono pronta. Ok, questi sono veicoli un pochino tristi, però dai, ci fidiamo. Però comunque non loro perché, dici quando partire. Ma Piadinus, ok, eccolo qua. Ah, seguirò Annulus, via okay. Tutti e due, via. Vai, vamonos. Vado. Okay. Vai, vai, vai. Tutto, ragazzi, sono carico di brutto. Questa me la porto a casa. Non morirò oggi. E io sono ancora giovane. Oh mio Dio, sto per vedere. Ma se ci manchiamo, che succede? Che ti assalgo, Anna. Vai bene al centro, che sei a destra. Vai bene. Sono al centro, okay. Così. Ecco, la vedo. Vai, vai, vai. No! Beh, allora, Annulus. Insomma. Allora, Annulus è un po' morta perché. È quella messa peggio, secondo me, dai sì, due. Sì, pure secondo me. Piadinus, pure Piadinus. Io però sono Un pochettino accartocciato, però sono vivo, penso. Allora, sedile di dietro sono vivi tutti. Sedile di davanti state maluccio, tutti e due. Quindi Anna, ma io mi sa che sto un po' più maluccio. Non lo so, entrambi. E guarda come c'è il volante. Allora, facciamo un urto serio adesso, va bene? Allora, torniamo all'inizio. Alex, sai prendere un camion? Ma di brutto che lo so prendere, però ci metterò un po', mi sa. Ok, mettici quel. No, allora non mi va bene. Se ci metti un po' mi fai arrabbiare, Ci devi mettere il tempo giusto, perché sennò io mi arrabbio. Il tempo necessario, proprio quello stretto necessario. Ci sei? Arrivo. Ci sei? No, non ce l'ho ci ancora. Ci sei? Ci metterò tantissimo. No, hai rotto le palle. Piadinus, prendilo tu e magari va ci bene, metti ci provo anch'io, spero che vada bene. Qual è quello che hai preso te? Ma è uguale, prendi un camion. Vai, basta un camion, insomma, basta che è grosso con tante ruote, su via. Alex, ce l'hai? No, ancora no, ci metto Alex, hai rotto le palle. Ce l'hai? Ma ne ho preso uno. Ce l'hai? Ce l'ho io. Ok, allora mi sposto sulla corsia di Piadino. Ce l'hai tutti e due, però. Sì, no, io sono più bello. Ok, vado qua. Ma il mio era più bello. Alex, fai schifo come sempre, okay, in tutto allora per tutto. Ok, allora io mi sposto, Ok, pronto, Piadina? Vai. Sto prontissimo. Vai. Sono più grosso io. Vai. Ce l'ho più grosso il camion. Vai, vai. Sto arrivando. Sto andando. Va un po' pianino, però sto correndo di brutto. Ma qui la prendi, Qui la prendi. Ma guarda che quello di Lion corre di brutto, No, infatti sì, aiuto. Sto al 100. È un possente camion, secondo me. Non voglio più farlo. Piadinus è finita. Anche io sono al 100. Prendi questo. Oh! No! Beh. Ma questo sei stato infame, però, Perché ci è voluto più lungo. Sei stato infame. Io c'ho lo stesso tuo, però. Sei stato cattivo e infame. Vabbè, no, allora un pochettino devo sopravvivere. Questo è fuoco. Ma siccome siamo incastrati, andiamo a fuoco entrambi. E quindi muoio anch'io. No, questo non vale, però. Questo è infame, però. Ma io tua. Prima, non è giusto questa cosa. No. È vero. Sono arrabbiato adesso. Perché il mio Oh, questo è Ale. Ah, no. Alex ha quello giusto. È quello giusto. E possiamo andare contro di noi. Perché non sei del colore giusto? Perché
anche lui era sbagliato. C'avevamo fretta. È vero, aveva frettissimo. E poi non so se c'è del cavi. Certo che c'è. Io di che colore sono, eh? Lui tua è madre. Dai, forza, Alex. Proviamo con te. Sono pronto, eh. Però vai, sei partito. Vergognoso, Alex. Anche tu, pianina. So, ma io vado pianissimo. Siete due pagliacci. Io non no, ho parole. Non voglio essere un clown. Non ho parole. Siete due clown. E io adesso veramente. Vediamo chi riderà. Comunque, tu vai molto più veloce di loro, eh. Tu sei un camionista proprio di professione. Grazie, Anna. Grazie. Attacco! Prego. Ok. Oh mio Dio. Qui siamo morti entrambi. Però non è, sì, non sì, è sì. detto, non è detto. Magari no, eh. Però sì, più o meno. Mi sa di sì, invece, guarda lì. Sì, anche uguale, manco a dire che. Nello stesso modo, esatto. Stessi danni, guarda, proprio gli stessi. Allora, ci serve un posto che ci permetta di cadere e di prendere una botta seria, secondo me. Anche da grandi velocità. Me c'è allora, una ho un'idea. Dici dove andare. Allora. Dunque, avete la metà dove io e Alex ci siamo scontrati, ok? Sì. Ok. Oltre la pista, però, guardate dove appaio io, eh? Guardate qua. Ci okay. stiamo osservando. Metto una macchina a caso, così. Così, guardate un po'. Facci un po' vedere. Vedete? Questa qui? E però non è il posto giusto mai questo, ho considerato ma male. Ma dove sei, Lion? Sono a metà della pista, però non, è, non volevo, io volevo stare oltre, ma non posso a quanto pare perché c'è la pista. Quindi mi metto, mi sposto un pochino. Saremo le due ombre, comunque tu vai e noi arriviamo. Durante la pista e metto un'altra macchina, questa volta va sempre bene. La stessa, con il colore giusto, così. Ma mi mette sulla pista. Io non voglio stare sulla pista. Voglio stare fuori dalla pista. Ma spassati dalla pista. Qua voglio stare. Prova a togliere quella vecchia. Prova a toglierti tu. No, scusa, se togli quella vecchia però magari ti fa muovere più liberamente. Ecco qui, so, così. Vedete? Adesso ci sono, okay. Ok, vi potete mettere accanto a me e vi faccio vedere il piano. Ok, di fronte, la destra. Là di fronte ci sta un'insidia che ci si fa schiantare. Se noi ci arriviamo bene, veloci, 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 secondo me viene un bel effetto schianto possente. Va bene? Dove va bene, provarlo. Vi è venuto quella malattia lì brutta? Perché è non terribile. State combinando non ci niente più. Tre ore per apparire. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Adesso ci siamo, non ci viene più nessuna no, malattia strana. No, a me io mi preoccupo perché mi rovini le cose così, Alex. No, non dire così. Tutta una vita che passi a rovinarmi la vita tu, eh. No, non è possibile. No, non è possibile. Mamma mia, che cattiveria però. È la sua perché io sono rovinato da Alex. Ma adesso siamo tutti vicini e felici, dobbiamo essere. Va bene, allora parto prima io, ok? Va bene, vai. E questa volta mi metto anche lo slow motion perché secondo me oddio, oddio che accelerazione pazza. No, sta no. macchina è potente. No, no. È anche pazza sta macchina però, eh. Devo ritornare all'indietro perché era troppo pazza questa accelerazione. Vado, eh. Vai, vai. Ok, devo accelero con guarda garbo. Guarda che accelerazione potente. Accelero con bravissimo. Garbo. Bravissimo. Okay. Stai già padroneggiando, bravo. Sto padroneggiando, guardatemi, guardatemi. Ti stiamo guardando di brutto. Qua prendo una bella botta, no, una bella no, botta no, estrema. Lui! Botta estrema al rallenti, al rantelli. Rallenti, rallenti. Sono morto, sono morto, ben bene. Sono morto, si è compenetrato tutto. Metà di quello che eri. Poverino me. Però ma non c'è più nessuno, manco la macchina, non c'è più cos'è. Ma adesso? No, secondo me sto abbastanza vivo, non proprio vivo. Non tanto, non tanto. Va bene, un va bene. Un po' vivo. Secondo me mi servirebbe un'auto più veloce di questa però per fare un effetto. E cosa c'è di più veloce? Più veloce. Sì, secondo me si può fare. Che bene nel senso una velocissima tipo. Vediamo se c'è tipo una configurazione per aumentare. È tipo da rally sportiva. Sportiva magari. Aspetta, fammi provare. Questo è un bolide. Si chiama bolide. Quindi se è un bolide. Performance. No, non si possono cambiare le performance. Ci sarebbe però una versione più potente. Quindi posso provare con questa che allora è più potente. Quella di quella. Okay. Oh, questa è astropotente. Vado. Questa è bellona. Vai. Vado, vado, vado. Bellone, bellone, bellone. La più forte. Sì, vai, vai che sei bravo. Eh sì, è più accelerante. Ma molto più veloce questa. È più, questa è, di più, è di più. Molto meglio. Anche più controllabile, eh. Sto quasi ai 200 all'ora. Sei a prendere il muro. Ok, ok, rallento. Mamma mia! Pure la benza è uscita. Oddio. Sei un po' morto, un po'. Qua sì, qua sì. Mastro morto, sì. Tipo. Qua non qui c'è più la macchina non veramente. Non c'è neanche da domandarsi, Qui è un groviglio, sto anche andando mezzo a fuoco. Guarda che casino. Porca miseria, sì, questa non sì. Non ti si salve mai qua. Qua, mi piace. Qua è andata, qua è andata. Va bene, volete provare. Però voi avete sempre le stesse macchine. La cosa a me ovviamente non piace. Le prendo una più sportiva che va più veloce. Mi fa arrabbiare questa cosa. Che Anna continui imperterrita a tenere io sto capito,
tutto, tutto quello che vuoi. Ma guarda che di colori rosa di macchine non ce ne sono. Ma non è tante. Vero, c'è di tutte, c'è. Che se tu sei ignorante non sai fare le cose. Ma non c'è il rosa, davvero. Piadinus, ora ne ho presa, forza. Ne ho presa una sportivissima. Ok, vai tu Piadinus, prego. Ok, parto, vai, vai. Questa viaggia, secondo me, questa corre. Non deluderci, Anna, cambia sta carretta nessuno. Schifosa, immediatamente. Ne cerco una rosa, ora! Che ti devo... Porca miseria, cambia. Sto velocissimo. Bravo, fai. Sbattiti. Ma che tu ci sei ancora tu, aiuto. Sbattiti. Mi sbattiti. Sbatto. Dai, che delusione. No, no. Che delusione. Sei non una sei delusione. Bene, per niente. Che delusione. Ma c'era ancora la tua macchinina, ho preso quella. Alex ha preso la stessa mia, che delusione. Ma c'è questa che sembra veloce. Io che vado delusione. Bene con questa. Vediamo Anna, vai Anna, vai. Ok, vado. Vai. Mamma mia. Questa no, è veloce, bella veloce questa, Mi raccomando, beh, fa anche un bel suono. Guarda, allora mi metto anche da un'altra parte, ecco, così non brava. Mi prendo a voi. Brava, perché c'è ancora il resto mio lì in mezzo. È anche il mio, mi piace che... il suono, mi piace. Ok, oddio, vai dritta. Oddio. Beh, l'urto era possente, però è ancora viva, guarda. È cioè, resistente questa. Ma c'è il manubrio dentro, dove ce l'ha? Il manubrio, perché giustamente le auto si guidano con il manubrio, vero Alex? Certo, ma che non lo sai? Come si guidano? Con il volante magari? Il volante, volevo dire, bestia, scusatemi. Animale. Alex va in bici. Animale, sei un animale. Scusatemi, avete ragione. Dai, prova anche tu per ultimo, dai, anche non se pronto, ti vado. Ti ignorerei volentieri, però. Ma come? Non puoi ignorarmi. Poi guarda piangi. Questo schianto ultimo. Squanto ultimo, va bene, sì. Questo è supremo lo squanto. Guardiamo ultimo. Questo supremo schianto. Guardiamo. Ultimo. Ultra schiantare. Vediamo, guarda, se ci delude anche in questo, dai, che questo no, è possibile. Guarda come lo prendo in faccia. Deludente. 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 Al centro proprio. Ma deludente. Al centro, ma neanche un come cavolo ho fatto? Non neanche a farci apposta. Deludente così, in tutto, nonché anche nel parlare, dove si è imbiascicato più volte di quanto ha detto una frase. No, dall'inizio alla fine. Non volevo, te lo giuro. No, no, stai zitto, perché a me che tu non volevi non interessa. Sei stato deludente. Deludente. No, non devi dire una parola orribile. Almeno sei spiaccicato, però. Ma è tornato, perché in modo deludente, però. Se moriva lì, magari, capito, potevamo dire. Era, era più soddisfacente, meno invece pure deludente anche lì. Deludente. Astro deludente sono. Ci vediamo stasera in live per non essere deludenti tutti insieme alle 19. Finite. Sul sito Viola. Lion VGF Live, link in descrizione nel primo commento. Per oggi, Lion out! Ciao!